Il 2016 è stato un anno impegnativo. La conferma è arrivata dalla viva voce del prefetto Angela Pagliuca e dal questore di Terni Carmine Belfiore. Nel corso della conferenza di fine anno sono stati passati ai raggi X gli ultimi 12 mesi. È stato un anno impegnativo, con la crisi economica che non è alle spalle, in un territorio che è caratterizzato dalla grande industria, in prima battuta le acciaierie, e quindi potete immaginare le ricadute anche occupazionali. Accanto a questo ci sono i problemi vecchi, i problemi nuovi. E mi riferisco per esempio al bullismo nelle scuole, però ancora è arrivato a questo punto anche il terremoto che ha praticamente fatto rivedere certe scelte anche da un punto di vista economico e di aiuti effettivi agli sfollati. Tutti noi siamo occupati nel cercare di rendere la vita di chi ha subito delle perdite, di facilitarle anche mettere in campo una ricostruzione più veloce possibile. Tutte le tipologie di reati sono in diminuzione. I furti hanno fatto registrare un meno 53% rispetto allo scorso anno. Circa 250 sono state le persone rimpatriate, mentre oltre 100 quelle munite di foglio di via. Il questore ha ricordato come la città di Terni ha un sistema di controllo del territorio senza buchi che ha dato modo di soddisfare tutte le richieste di aiuto. Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta in prefettura, è stata ribadita l'attenzione della polizia sulla tutela delle fasce più deboli. Ma se il 2016 è stato un anno positivo, il 2017 alle porte sembra già promettere bene. La cosa bella è che già per il prossimo anno abbiamo una serie di attività programmate che ci fanno ben sperare che migliori sempre di più la prevenzione sul nostro territorio. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i cittadini della provincia di Terni e spero che sia un buon fine anno per tutti. Grazie.